Fabio, grazie come sempre a Masca Lucia, grazie come sempre perché nei momenti importanti dimostrate di essere davvero in tanti per cercare di cambiare questa radice che purtroppo accomuna da troppi anni questo comune, comune che ha la grande possibilità oggi, grazie a questa nuova coalizione, di poter dimostrare di essere grande nella sua forma, grande nella sua estensione, grande nei suoi uomini. Masca Lucia oggi ha un compito, quello di dover scegliere. Quando si sceglie purtroppo si fanno a volte riflessioni importanti. Oggi il consenso dei singoli cittadini vuol dire avere la responsabilità di dover scegliere tra il passato e il futuro di questo paese. Io non mi soffermerò su quello che hanno detto i consiglieri comunali e con chi ha avuto veramente l'esperienza amministrativa in questo paese, ma io cerco di guardare al domani di questo paese, al domani del giorno del ballottaggio, al domani della responsabilità che Giovanni Leonardi potrà avere da amministrare questa comunità. Il domani spetta a noi, spetta a chi oggi ci ha creduto nel cambiare fortemente la politica in questo paese, spetta ai giovani, come diceva benissimo Valentina, e ai meno giovani che dall'esperienza devono trarre scelte di vita e soprattutto devono trarre la consapevolezza che finalmente ci può essere un riscatto in questo paese. Giovanni Leonardi, il sindaco, lo sa fare. Sa amministrare, l'ha dimostrato negli anni e oggi avrà una ottima squadra insieme a Fabio Cantarella per poter dimostrare che con la passione e l'entusiasmo di chi ha saputo negli anni amministrare e combattere all'interno del Consiglio Comunale, questo connubio vincente porterà a fatti concreti, come diceva sempre Valentina, in questa nuova amministrazione. I fatti, non le chiacchiere da bar o le chiacchiere che purtroppo si sentono nelle piazze quando si cerca di denigrare un candidato rispetto a un altro. Migliaia di concittadini di Masca Lucia, il coraggio di queste migliaia di persone che daranno fiducia a Giovanni Leonardi domenica e lunedì di poter cambiare il volto di questo paese, cambiarlo dal programma, cambiarlo dall'entusiasmo di aprire il comune al paese e di farlo un palazzo di cristallo, come diceva bene Fabio, di farlo trasparente e di dimostrare che la politica si può fare anche senza sotterfugi e si può fare con la buona azione politica.